L'altopiano della Sila in Calabria è un patrimonio di grande valore ambientale e culturale. Una diversità di paesaggi, di tipo montano, collinare e pianeggiante, ne evidenziano la sua importanza naturalistica. Boschi fittissimi si alternano a verdi pascoli circondati da fiumi e laghi. Questo straordinario percorso ambientale ospita al suo interno un'importante riserva naturale biogenetica, la macchia della giumenta San Salvatore. Una riserva naturale ricca di faggio, pioppo tremulo e pino laricio che ci porta fino a Bocchigliero, una località rurale alle pendici della Sila. Un paese dalle origini antichissime, circondato dalle montagne, si apre con uno sguardo verso l'azzurro del mare Ionio. Il centro urbano conserva ancora la struttura tipica delle abitazioni medievali, con case addossate e strette viuzze che ne favorivano la difesa. La sua comunità custodisce usanze e pratiche davvero singolari, legati alla vita quotidiana di un popolo di pastori e agricoltori. Fino agli anni 40, tutto il territorio era coltivato e questo garantiva una sussistenza dignitosa ai suoi abitanti, che erano fieri della loro indipendenza economica. Purtroppo, anche qui a Bocchigliero, come quasi in tutti i paesi del sud, inizia l'abbandono della terra e dunque di tutte quelle colture tipiche del luogo. L'emigrazione diviene inevitabile per ragioni di lavoro e il paese incomincia a spopolarsi. Degli oltre 4.000 abitanti, oggi ne sono rimasti appena 1.400. I terreni rimangono incolti e la natura non più curata dall'uomo invade percorsi divenuti quasi inaccessibili. Le vecchie strade mulattiere e gli antichi sentieri sono stati in parte cancellati e i giovani, su indicazioni degli anziani del paese, si avventurano per ritrovare un rapporto intimo con questa natura selvaggia. Un tempo qui, ogni famiglia coltivava la vigna grazie ad un terreno vocato, a un microclima ideale e una tradizione radicata. Si produceva un ottimo vino di qualità che veniva esportato fino alla corte di Napoli. Sono rimaste poche vigne. Gli impianti ormai vecchi producono sempre meno uva, sufficiente a soddisfare solo un piccolo fabbisogno familiare. Trattandosi di sesti molto vecchi, alcuni hanno anche 100 anni, Francesco e suo figlio Antonio hanno cercato di salvaguardarli con il cosiddetto sistema a cacchiuolo, cioè per propaggine. Con questa tecnica abbiamo fatto la duplicazione di una pianta che consiste nell'interrare un tralcio alla profondità di circa 30 cm a distanza 60 cm dalla stessa. La pianta madre, attraverso il tralcio e quindi la linfa, nutre i germogli che sono sottoterra. Quindi i germogli producono le radici e dopo circa 2 anni il tralcio viene tagliato e la nuova pianta è autonoma per crescere e quindi continuare la produzione dell'uva. La cura della vigna necessita di molti accorgimenti per arrivare ad avere un buon raccolto. Per proteggere l'uva dal caldo estivo, si coprono i grappoli con erbe o felci come si faceva un tempo. Dopo un anno di lavoro, arriva il momento tanto atteso della vendemmia. È grazie a persone come Francesco che a Bocchigliero si è riusciti a salvaguardare varietà di vitigni che rischiavano l'estinzione. I grappoli vengono accuratamente selezionati, si eliminano i chicchi acerbi o secchi e si presta attenzione a non sprecare quelli buoni caduti a terra.
La quantità dell'uva prodotta è poca, ma buona, e Francesco può ritenersi soddisfatto. La vendemmia rimane sempre una festa. Dopo aver condiviso la fatica, si condivide anche dell'ottimo cibo in allegria. Tutta la famiglia è partecipe. Per l'occasione, Marisella ha preparato il tipico pane fatto in casa, farcito con patate, peperoni ed erbe selvatiche. Salute, salute, auguri. La vendemmia è una festa, non divertimento. Auguri, un bicchiericcio più. Alla fine della giornata si porta a casa il prezioso raccolto e si procede alla pigiatura dell'uva. Il vino si lascia fermentare prima di essere messo nelle botti, dove resterà per tutto l'inverno. Un tempo, grazie all'abbondante produzione di vino, a Bocchigliero vi erano molti maestri bottai che costruivano ottime botti di rovere e castagno. Gigino, così come avveniva un tempo, sta imburtellando una botte, cioè sta sigillando la porta della botte prima di essere riempita di vino. Usa l'argilla e la stoppa ricavata dalla ginestra. Con l'aiuto di scalpelli non taglienti, pressa la stoppa all'interno tra la porta e la botte. Al lavoro ultimato, si pone sopra il simbolo della croce in segno di protezione e di buon auspicio. A Bocchigliero l'inverno è molto freddo, con abbondanti nevicate. Gli abitanti faticano non poco in questa stagione, rimanendo a volte isolati per giorni. La coltre bianca trasforma il paesaggio e una quiete irreale avvolge i suoni del bosco, rendendo tutto un po' magico. La primavera ritorna poi con tutta la sua forza e la natura riesce ancora a sorprenderci. Le splendide fioriture e il verde dei pascoli e dei boschi circostanti offrono incantevoli paesaggi. Spinti dalla necessità, i contadini del luogo si sono ingegnati per trasportare i latticini freschi in città o al mare, salvaguardando il prodotto. Zio Giuseppe e zia Elena, uniti da 60 anni di matrimonio, vivono ancora oggi la loro vita da contadini. Con umiltà e semplicità ci trasmettono questa loro conoscenza. Preparano le ligaglie proprio come gli è stato trasmesso dalla loro cultura orale. Le ligaglie consentono di trasportare comodamente il formaggio o la ricotta e di mantenerne la freschezza, conferendogli un profumo molto particolare. E come dice zia Elena, è anche una confezione elegante che non inquina l'ambiente. Un'economia agricola insieme a quella pastorale, le cui radici ancora oggi persistono e a cui le nuove generazioni si stanno riavvicinando per valorizzare i prodotti tipici del luogo. Ludovico produce uno dei formaggi più antichi di questo territorio, il caciocavallo silano, prodotto con il latte di vacche podoliche. Dalla stessa pasta ricava il butirro. Nei tempi passati questo particolare contenitore nasceva dall'esigenza di conservare il burro più a lungo possibile e di poterlo facilmente trasportare. Durante la transumanza veniva impiegato come merce di scambio. Si produce tradizionalmente durante la primavera e l'estate, quando gli animali sono in alpeggio. Il burro così lavorato e confezionato si mantiene inalterato fino alla fine dell'estate, quando le mandrie ridiscendono a valle. Un altro modo di utilizzare il formaggio come contenitore è stato quello usato dai nostri migranti costretti ad andare all'estero per cercare lavoro. Non potendo trasportare direttamente il salame, perché proibito, avevano escogitato di incorporarlo all'interno del caciocavallo. Oggi Ludovico lo ripropone per gustarne l'ottimo sapore. Il territorio di Bocchigliero è ricco di acqua, elemento prezioso per l'agricoltura. L'acqua che sgorga ai piedi delle montagne viene raccolta e incanalata per la coltivazione degli orti estivi. Questo ha consentito di recuperare diversi tipi di colture come i fagioli di varietà zoiara, che stava scomparendo, o i pomodori e le patate, valorizzando così la produzione locale.
Un ritorno dei giovani all'agricoltura in maniera nuova, ma recuperando quel legame con le proprie origini e con il ciclo della natura. Così i prodotti che oggi si possono vendere in paese o nelle vicinanze hanno naturalmente un costo ridotto e sono più freschi e genuini. Una produzione agricola a chilometri zero che ne consente un consumo ecosostenibile. A Bocchigliero è ancora possibile gustare sapori unici e quasi dimenticati. Preziosa e Bettina, primavera inoltrata, raccolgono i carciofini selvatici. Una pianta spontanea, tipica della vegetazione mediterranea, oramai rara da trovare perché in estinzione. Cresce nei terreni incolti e le spine di cui è provvista sia la pianta che il frutto ne rendono difficile la raccolta. I pastori, nelle lunghe e calde giornate estive, trascorse fuori con il gregge, se sprovvisti di acqua, li mangiavano per non sentire la sete. Un sapore più intenso ed una consistenza molto più tenera rispetto al carciofo comune ne fanno una prelibatezza unica. Si custodiscono così sapori unici di questi luoghi. Tradizioni agricole pastorali che nella loro semplicità ci insegnano ancora una volta come salvaguardare l'ambiente e il buon vivere.